Non avete idea di quello che sto per raccontarvi, perché se voi commettesse anche solo l'errore di entrare da soli all'interno di questa nuova attrazione che possiamo trovare a Gardaland, verrete colpiti da una maledizione. Fate molta attenzione. In questo video vi spiegherò tutto. Seguitemi. Il titolo cita: la leggendaria attrazione per famiglie amanti del brivido e temerari di ogni età. Stiamo parlando di una vera e propria esperienza assai spaventosa, con una storia davvero raccapricciante alle sue spalle. Ecco a voi la verità dietro la nuova attrazione di Gardaland. La descrizione che troviamo all'interno del sito ufficiale di Gardaland cita queste parole: in un tempo immemorabile, una foresta rigogliosa e antica era custodita da un branco di lupi, il cui compito era proteggere la natura e garantire l'armonia nell'area. Il loro leggendario capobranco, un maestoso e saggio lupo, ispirava fiducia e la sua guida era come una costellazione che illuminava il cammino del branco, assicurando la pace e la prosperità della foresta. Ma un giorno, una divinità malvagia decide di prendere il controllo dell'area, lanciando un'oscura maledizione che trasformò in un gigantesco lupo di pietra. Con lo spirito del capobranco pietrificato e il branco privo di guida, la foresta cadde in un silenzio oppressivo, interrotto solo dagli ululati struggenti dello spirito imprigionato. La maledizione si diffuse rapidamente, avvolgendo ogni cosa nell'oscurità. Nel cuore della foresta, una pietra incisa con simboli antichi brillava come un faro di speranza, lasciata dalla divinità malvagia come unica chiave per salvare l'area. Solo coloro dotati di coraggio e determinazione avrebbero potuto decifrare quei misteriosi segni e liberare la foresta dalla maledizione che l'opprimeva. Ma la vera prova di coraggio doveva ancora venire. Per salvare lo spirito del capobranco e ristabilire l'armonia, un eroe doveva avventurarsi nell'audace rituale, precipitare nelle fauci del gigantesco lupo pietrificato, sfidando il pericolo per liberare lo spirito imprigionato e riportare la luce nella foresta oscura. Sei pronto a sconfiggere la maledizione? Queste erano le parole che possiamo trovare all'interno del sito di Gardaland, che descrive ovviamente l'attrazione. Già dopo solamente questa ultima frase ci si accorge una roba strana e ci si accende una lampadina d'allarme. Non è che se noi non sconfiggiamo la maledizione ci succederà qualcosa di negativo in futuro? Cosa vuole farci intendere quel parliamo di spirito? La verità dietro tutto ciò: varcheremo l'entrata della futura o ormai nuova attrazione, che tra parentesi verrà aperta a giugno 2024, verremo catapultati all'interno di una vera e propria maledizione, dove dobbiamo veramente uscirne illesi, e se così non fosse, verremo mangiati letteralmente dal lupo stesso. Dovremo esattamente comportarci come dei lupi, e la cosa più importante è mai andare da soli. Come sappiamo, i lupi ci spostano in branco, ed entrare dentro quell'attrazione da soli verremo colpiti da una maledizione strana, dove la vista inizierà ad offuscarsi, dove ci tormenterà per i prossimi 30 giorni. Quindi, come dobbiamo comportarci? Andate sempre con qualcuno, anche a costo di andare con qualche sconosciuto del posto. Grazie per la visione di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali video vorreste vedere all'interno di questo canale. E noi ci becchiamo presto. Al prossimo video.